Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video del calendario. Come potete vedere dal paesaggio, oggi mi trovo in Amazzonia. Ovviamente no, sto scherzando, non sono in Amazzonia, ma sono qui con uno scooter particolare che adesso vi presenterò e vi spiegherò le caratteristiche. Perché mi trovo in questa location? Ma semplicemente perché questi mezzi che noi vediamo sempre sono studiati principalmente per l'area urbana, quindi per le città, ma li possiamo usare anche per dei tragitti fuori porta, quindi extraurbano, soprattutto magari anche nelle strade di campagna. Alcuni si adattano di più, alcuni di meno, e andremo a vedere anche questo scooter, i suoi pro e i suoi contro. Ora bando alle ciance e partiamo con il nostro scooter per la recensione. Casa costruttrice Nito, vedete il simbolo qua, situata alle porte di Torino. Modello, in questo caso noi abbiamo il NES 10. Ci sono due modelli, abbiamo il NES 10 che è paragonato a un 125, in realtà ho letto è più sui 100 diciamo centimetri cubici, se no secondo me l'avrebbero chiamato NES 12, non so, questo è quello che ho letto io, quindi un NES 10 equivalente a un 100 centimetri cubici più o meno motore termico, e abbiamo il NES 5 che sarebbe il 50, quindi equivalente a un cinquantino. Allora, caratteristiche di questo scooter, beh, come si può vedere è molto compatto, è molto piccolo, devo dire che è molto maneggevole. Cosa particolare, beh, ha uno stile un po', come vedete, retro, quindi come tutte le cose va a gusti, e ha in particolare questa pedana che vedete qua in legno, che è, devo dire che è veramente molto bella, fa molto effetto. Come vedete ha le ruote da 10, anteriore e posteriore. Motore, come vedete qua, alla ruota posteriore da 4 kW, quindi 4000 watt, spinto da una batteria da 72 volt 30 ampere che adesso vedremo, situata qua nella pedana, quindi con un peso abbastanza basso, con un caricatore da 15 ampere, niente male, perché devo dire che poco più di 2 ore circa e abbiamo la batteria completamente carica. Sprovvisto di frenata rigenerativa, al momento ancora non ci hanno pensato. Questo in più ha anche, come vedete, il parabrezza e la sella bianca, diciamo così, per avere uno stile un po' ancora più unico, e sono degli optional che comunque potrete andarvi a configurare sul sito della Nito, che vi metterò poi in link in descrizione sotto il video. Come vedete ha le ruote abbastanza larghe e stile come al solito da tassellate, diciamo così, da carro armato. E oltretutto questo come optional ha anche un, vedete qua, un contenitore sottosella, perché normalmente se no è sprovvisto. Nella configurazione originale non abbiamo né il parabrezza e né il contenitore sottosella. Come peso lo dà circa a 98 kg, quindi 98 kg, ma devo dire che sono ben distribuiti. Ben distribuiti perché avendo la batteria, come vi dicevo prima, nel pianale basso e la ruota posteriore, diciamo che bilancia un po', e devo dire che effettivamente nelle manovre sia da fermo che in movimento è molto agile e si riesce a manovrare veramente veramente molto bene. Altra cosa che mi ha veramente colpito, devo dire che ha
un motore, più che altro una centralina dove comanda questo motore che va come un missile. Quindi se avete già visto dei video precedenti, se no magari vi metto il link in descrizione, ho fatto un paragone con altri due mezzi sempre elettrici più o meno della stessa categoria, devo dire che va veramente forte. Ovviamente avendo il motore sulla ruota, sapete che rispetto a uno con la trasmissione centrale che va a trasmettere con la cinghia catena su quello sulla ruota posteriore, ovviamente più efficiente. Ma tutto questo devo dire che veramente ha una progressione che fa invidia a tanti mezzi. Un giro panoramico per farvelo vedere bene. Abbiamo anche la sella, ecco qua. Un'altra pecca, purtroppo non ci sta un casco integrale, ma neanche un jet, almeno uno dei miei, forse ce ne va uno apposta un po' più piccolo. Altra cosa veramente molto scomoda, il cambio della batteria, perché ragazzi dobbiamo aprire qua, tirare su, non c'è niente che ferma, come vedete questo, quindi dobbiamo mettere la testa e come vedete abbiamo una cinghia qua da togliere, che è abbastanza semplice, ma abbiamo due connettori, perché abbiamo il connettore principale e il connettore che carica, quindi ogni volta, vedete, diventa molto difficoltoso a poterlo togliere. Qua vedete che ha l'interruttore generale. Direi che è un po' scomodo togliere la batteria in questa situazione, soprattutto con lo spinotto doppio. Interessante, ha le quattro frecce, come vedete, le frecce con lo spegnimento a pressione. Come vedete, un OBD. Cosa negativa, non c'è il pulsante rosso, che io lo metterei, non si sa mai, ma per evitare magari brutte situazioni. Ora parliamo di difetti. Il difetto principale che ho notato usandolo sono le sospensioni, sia anteriore che posteriore, e posteriore non ha un monoammortizzatore ma ha una sospensione, come vedete, per lato. Devo dire che sono veramente troppo morbide. Forse loro hanno pensato di farle morbide perché in città sono un po' più confortevoli, in realtà secondo me invece no, perché basta un piccolo buco e rimbalzano veramente tanto. Un buco più accentuato purtroppo si sente andare fino a corsa ed anche la botta, e avrei preferito queste sospensioni un po' più rigide, secondo me avrebbe giovato di più anche nella guida, soprattutto quando vai in velocità veramente sostenuta oltre 90 all'ora, che non è poco. Vi devo dire che quando si affronta una curva e si piega un po', si sente un po' l'avantreno non tanto stabile per questo fattore delle sospensioni. Un altro difetto che ho notato è che con le mappature, quindi sia in low che in economy che in sport, quando siamo in città in mezzo al traffico, purtroppo parte in maniera veramente molto aggressiva. E abbiamo un po' l'on off, quando noi acceleriamo dà veramente come spunto di corrente veramente molto alto e quindi comporta a chiudere, e questo giochetto qua alle volte dà molto fastidio, molto meno se siamo fuori, perché una volta che apriamo e andiamo è veramente un gran piacere. Quindi direi che è un po' meno gestibile nel traffico, basterebbe regolarlo magari nella modalità intermedia o più bassa con l'accelerazione un po' più docile, di modo che si può tranquillamente svincolare tra un'auto e l'altra senza avere paura di finirci addosso. Tolto questo, devo dire che il motore va che è una bomba, quindi non c'è nulla da togliere, perché credetemi, va tantissimo. La frenata anche, ti devo dire, che è ottima, e la manovrabilità comunque non c'è niente da fare, ragazzi, è talmente piccolo e compatto, il peso ben distribuito, che si può guidare veramente tranquillamente. Un altro difetto, va pregio, so che si contrastano le cose, è la chiusura dello sterzo elettrico. Adesso vi spiego. Come vedete, lo scooter è provvisto di un pulsante di accensione e spegnimento, e abbiamo un telecomando, quindi noi schiacceremo il nostro telecomando. Come sentite, questo rumore qua ci blocca lo sterzo. Cosa molto bella, se noi rischiacciamo, una volta che è acceso, rischiacciamo o il pulsante o il nostro telecomando, quindi lo andiamo a spegnere, sentite, fa questo rumore, se giriamo lo sterzo rimane bloccato, e devo dire che è fighissimo. Qual è il difetto? Che se ci finisce la batteria e giriamo lo sterzo ci può rimanere bloccato, e a questo punto ci diventa difficile poi fare le manovre. Io adesso non so se questa cosa l'hanno modificata o no, ma parlo del mezzo che ho io qua.
Tolto quello, devo dire che la chiusura elettrica, devo dire ragazzi, semplifica veramente un sacco la vita, soprattutto quando parti, vai, ti fermi, riparti, non devi stare a mettere tutte le volte le chiavi, giri lo sterzo ragazzi, così si chiude e guardate, spettacolo, si arriva, si schiaccia, si apre e si accende. Devo dire che veramente questo qua mi piace veramente un sacco, mi fa impazzire. Penso di avervi detto tutto, proviamolo un pezzettino sulla strada e magari mi faccio seguire dal drone, vediamo come viene, e così vedete in una strada, come vedete, un po' sterrata e sconnessa, e devo dire che con queste gomme qua, tutto sommato, su questa strada non è male, va veramente bene. Anche se non condivido un mezzo studiato per la mobilità urbana, avere le ruote in questo caso tassellate, anche perché sollecitano un sacco di vibrazioni sul manubrio e in realtà non servono su una strada di città. Servirebbe di più magari quelle stradali. Sicuramente esteticamente fa più effetto, soprattutto quelle che c'è come optional con la fascia bianca, che devo dire sono veramente veramente molto molto belle, ma come vi ripeto, usandolo non condivido questa scelta del tacchettato. Non vi ho detto, ma ovviamente ha il cavalletto laterale e il cavalletto centrale alla sicura, quindi quando noi mettiamo il cavalletto laterale giù ovviamente non parte, quando lo tiriamo su, come vedete, parte. Vedete, si spegne, si gira, bloccato. Ok ragazzi, provo su strada. Siamo giunti alla conclusione di questo video, non vi ho detto il prezzo di questo scooter Nito NES 10 nella configurazione standard senza accessori costa sui 5.250 euro, ovviamente beneficia dell'eco bonus e quindi in base a quello che avete, se è il 30 o il 40% da detrarre, ricordatevi, senza IVA. Ok, al prossimo video da Credendario, ciao ciao.